Quante belle cose che succedono. Ciao Stefano, a novembre succede anche una cosa bellissima, il mese del vino. Però qua sta festa del vino si sta protraendo molto e molto di più, sta allungandosi oltre la sua giusta, come dire, giornata, perché qua il nostro Guardì, da quando la moglie l'ha, non dico mandato via di casa perché non è così, ma da quando la moglie non lo fa più mangiare, dice datemi almeno un po' di vino perché sennò non so più cos'altro fare. Signora, questa è una mission proprio della nostra iJukebox, lo aiuti. Tenga conto che stasera ha sì un posto dove andare a dormire, ma è la casa di Torino e lì è un pericolo, mi creda. C'è qualche altro in linea? Pronto? Pronti, pronti? C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Allora, dicevamo, questa stasera è la trasmissione sempre di iJukebox, ma che parla e che parla con voi e parla di noi calabresi. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Siamo tre ragazzi di Reggio. Tre ragazzi? Ragazze. Siete tre ragazze di Reggio e a Reggio... Che possono essere invitate subito, ragazze, nello studio. Subito. Subito, quindi noi da Reggio... Li vado a prendere io, con la macchina. No, signor Guardì, aspetti, vediamo chi sono. O mandiamo a Stefano. Mandiamo a Stefano, dai. No, se mandiamo a Stefano, caro signor Guardì, rimangono lì a Reggio. La mia paura è questa, perché se va lì Stefano, le placca dentro... Siete dentro casa in questo momento, ragazzi? Sì, siamo dentro casa, abbiamo finito di cenare. Di cenare adesso? Che sì. Cosa avete mangiato di buono? Ma nulla di particolare. Niente di particolare? Tipo, cosa c'è di buono? Pizza. In una casa di tre ragazze, tipo nel vostro frigo, cos'è che non manca mai? Abbiamo ordinato una pizza. Una pizza? Che gusto? Margherita. No, che Margherita, siete troppo, troppo vecchie, troppo antiche. Ordinatela al gusto... Ma come noi, d'altronde, come te pure. No, ordinatela al gusto Guardì, che buonissima. È l'unica pizza che quando la mangi, tipo vedi... tutte le stagioni ma e c'è... più la mandi giù più ti tira su, fisicamente. Cosa, scusa? Siamo curiosi di guardare il signor Guardì come fisicamente. Com'è fisica? Parte l'applauso alla regia. Tieni sempre nascosto. Immaginiamo nel buio. Come lo immagina? Mamma mia, stasera che serata. Come lo state immaginando, Guardì? Come sarà? Stasera mi tocca dormire fuori. Brizzolato alto. Aspetta, tipo, posso dirvi, darvi qualche indicazione. Avete presente George Clooney? Sì. Non c'entra niente, però è alto. È alto come George Clooney. Uh-huh. I capelli ci siamo, descrivetemi, voglio vedere se dalla voce... Michele, un attimo, voglio dire una cosa, poi ti lascio solo. Comunque. Ti lascio solo con... Aspetta. La ragazza. Sì. Sai come dicono a Milano? Come? Vada via e ciappano. Ciappa lì, ciappa là. No. Ti ho pregato. È pericoloso. Andiamo avanti con la descrizione, non rispondo perché sennò entriamo in polemica con Guardì, io non voglio. Come lineamenti del viso, c'è una persona dello spettacolo che gli assomiglia molto, ditemene uno. Garco. E quiz, vi regaliamo 500 euro, questa domanda, se azzeccate la prima, se la prima è quella giusta, tipo buona la prima, ci sono 500 euro per voi ragazze, se mi indovinate com'è fisicamente Guardì, a chi assomiglia in viso? Luca Giurato? No.
Un altro, dai, vi do un'altra possibilità. Dammi un indizio, per favore. Un indizio è uno che faceva film, ha fatto un film con Tom Cruise. Non ho idea. È un attore americano. Paul. No. Allora, ragazzi, siccome dovremmo andare alla pubblicità, vogliamo far aspettare queste ragazze? Ragazze, rimanete dove siete, rimanete in linea perché... Rimanete lì dopo la notizia. Manamana! Okay, just a second. It's for you. E se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente, ti sei innamorato. Generale, dietro la stazione, lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare. Caramelle non ne voglio più, le rose e i violini questa sera raccontali a un'altra, violini e rose li posso sentire. Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né corrente né costante. Ma perché, perché, perché? Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né corrente né costante. Ma perché, perché, perché? Sto bomba, questi pugni non male di capo. Ma proprio tremendo, guarda, che piedi una sperina, e che chi ci fa niente? E che piedi in aula, sono allergico, guarda, io quando c'ho mal di testa, chiamo mia moglie, facciamo l'amore e mi passa. E te chiama, la chiama. Ci rivediamo sabato prossimo, noi sentiamo che ti faccio di boom, vai, 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 vai. Per chi mi sa dire chi è la persona Guardì a livello di somiglianza, c'è una persona dello spettacolo che è uguale. Se mi indovinate sulla prima proprio, buona la prima, ci sono 500 euro, non è uno scherzo. Poi vi dirò come ve li daremo, però ci sono 500 euro per voi. Le ragazze sono ancora in linea? Arrate, arrate. Andate. No, arrate. Arate, a cambiali, non lo so, veda lei. L'importante è che siano 500 euro. Poi che se come... la vede lui, se la vede lui, lei, lui, lei. No, se la vede lui. Lei, lui, lei. No, lei e lei, lei che è una lei, io sono un lui. Quindi, pronto ragazze, siete lì? Ciao. Ragazze, pronto? Ciao. Ciao, con chi parlo? Con Danilo. Danilo, ma ti ha rimproverato la mamma per noi? No, no. Che era successo? Perché gridava? Dammi sto telefono, quella! Che problema ha avuto? La mamma è lì vicino? No, no, perché ci sono degli amici che in pratica... Ah, che fanno lo scherzetto col telefono! Siamo tutti insieme. Ah, ho capito, ho capito. Ma la mamma, fammi capire, lì in casa adesso? Sì, sì, lo sa. Ok, la mamma è in casa, perfettamente, no? Sì. Me la puoi chiamare, per favore? Signora, anzi, anche se non mi rispondo al telefono, signora, stavo parlando con suo figlio e stavo parlando di una cosa giusta. Mi stava dicendo, secondo lui, come sono i calabresi. La sua visione.